Biografia di Stanislavski. Konstantin Sirgivich Alekseev, nome d'arte Stanislavski, nacque a Mosca il 5 gennaio del 1863. Egli è stato un attore, regista teatrale e insegnante di recitazione russo, nonché teorico del teatro e inventore del metodo Stanislavski. Stanislavski discendeva da un servo della gleba, Alexei, il quale inventò macchine tessili. L'attrice francese Marie Varlet era la nonna materna di Stanislavski. Ella si trasferì a Pietroburgo nel 1847 ed entrò a far parte della compagnia francese del Teatro Imperiale. Stanislavski crebbe in una famiglia di ricchi imprenditori, gli Alekseev, tutti appassionati di teatro. A tal proposito, infatti, ricordiamo Tretiakov, fondatore della galleria Tretiakov, Morozov, Astrukov e tanti altri. Insomma, Stanislavski e i suoi familiari amavano tutti il teatro. Stanislavski era il secondo di 10 figli. Konstantin sin da piccolo ricevette un'ottima educazione teatrale e musicale. Egli infatti andava spesso a teatro, per cui ebbe la possibilità di ammirare l'operetta di Hermitage e l'opera italiana, in particolare Tamagno, Cotogni e La Patti. La passione per il teatro ha segnato l'intera vita di Stanislavski a partire dall'infanzia. L'infanzia, come sostiene lo stesso Stanislavski nella sua autobiografia, è la stagione delle serate al circo, del teatro delle marionette, dell'opera italiana e del balletto classico. Stanislavski, infatti, era convinto che un bravo attore dovesse saper fare tutto. Konstantin allestiva spettacoli recitati in famiglia assieme ai suoi fratelli e sorelle. E così nel 1877 fonda il cosiddetto circolo Alekseev presso la propria casa di campagna, circolo attivo fino al 1888. Konstantin per un po' di tempo studia canto, sognando di diventare cantante d'opera. Konstantin sognava di divenire direttore di circo e fonda il piccolo Circo Costanzo. Konstantin, amante del dramma, era un grande ammiratore di artisti come la Fedotova, la Duse, i Minningen, Salvini, Rossi e Lonsky. Konstantin, giovanissimo, si iscrive alla scuola drammatica dei teatri imperiali. E lo fa di nascosto dai suoi familiari. Purtroppo egli non riuscirà a terminare gli studi, sia perché troppo impegnato nell'industria del padre, e sia perché non condivideva affatto i metodi di insegnamento della scuola drammatica. D'ora in avanti Konstantin imparerà facendo. Egli è stato il più grande maestro di se stesso. Ha sviluppato straordinarie capacità di imitazione e osservazione interiore, cioè, da un lato ha imitato attori, registi, e dall'altro ha osservato se stesso, ha osservato, le proprie reazioni emotive, le proprie emozioni a determinati fatti. Cioè, fatti che sono accaduti nella sua vita. Egli, si apre ad una molteplicità di ricerche sul lavoro dell'attore e sul personaggio. Konstantin è stato un autodidatta, cioè si è formato da solo, non ha frequentato alcuna scuola a parte quella prima esperienza, ma come abbiamo detto, non aveva terminato gli studi.